Eccoci qua, buongiorno a tutti. Questo qui è un video un po' insolito rispetto a quelli che faccio di solito sulla mia pagina Facebook. Mi presento perché questo video andrà anche su YouTube, quindi per chi non mi conosce, mi chiamo Vito Torgani, ho 49 anni e faccio il networker di lavoro, faccio il networker professionista. Ho fatto tanti lavori nella mia vita, ho studiato tanto, ho sperimentato tanto e da 2 anni faccio networker professionista come attività unica. In pratica creo reti di consumatori, di promotori, distribuiamo un prodotto in forma di network marketing. Ma non è questo il senso del video che vi voglio fare oggi. Oggi vi voglio parlare di come si crea la realtà. Perché? Ho detto prima che nella vita ho studiato molto e ho anche applicato molto, però tante volte quello che studiavo facevo fatica ad applicare perché non lo trovavo pratico e semplice, e poi alla fine ho trovato una strada che ho messo insieme tanti studi, una strada che mi ha permesso di ottenere di più della mia vita, mi ha permesso di fare scelte differenti, mi ha permesso di ottenere dei risultati differenti, ma tutto è iniziato quando ho capito come funziona la realtà, come si crea la realtà. Quello che voglio condividere con voi, questa riflessione, come tutte le riflessioni che faccio nel mio percorso sulla pagina Facebook, come ho detto prima, se vi va di seguire questo percorso che si chiama 365 giorni a successo, ogni giorno io condivido delle riflessioni, è un qualcosa che permetta alle persone di superare i propri limiti, frutto ovviamente di osservazioni, di sperimentazioni mie, non è verità assoluta, però con me ha funzionato, con tante persone ha funzionato, quindi magari funziona anche con voi. Se volete seguirmi, andate su Facebook, Vito Torgani, su 2 profili, quello privato e la pagina professionale, e lì vedrete che tutti i giorni metterò qualcosa. Quindi questo fa parte di questo percorso. Quindi, come vi dicevo prima, quando ho capito come funziona la realtà, tutto è cambiato. E probabilmente lo conoscerete già, o avrete altre, magari avrete imparato questo principio in altre formazioni, e quindi ve lo ricordo, oppure se non lo sapete lo imparerete per la prima volta. Io vi posso dire che frutto di corsi che ho fatto col grande Italo Pentimali, il fondatore di Più Che Puoi e lo scrittore del cervello quantico che fa dei seminari in giro, una persona veramente coerente, capace, con un cuore enorme, e durante un percorso che ho fatto con lui nel 2014, lui metteva al centro di questo percorso, metteva il ciclo di creazione della realtà. E le prime volte ho resistito un pochettino, perché mi sono reso conto di quanto noi siamo responsabili nel ciclo di creazione della realtà. Poi, a forza di ascoltarlo, vederlo e provare ad applicarlo, ho capito con qualcosa che applichiamo tutti i giorni della nostra vita. E ho capito che noi abbiamo la responsabilità, abbiamo la capacità di cambiare gli eventi. Martin Luther King diceva che non sempre siamo responsabili di quello che ci succede, ma siamo responsabili nel momento che ci accade qualcosa, nel cambiare gli eventi. Ed è questo che è stato un tarlo che mi ha fatto comprendere quanto questo sia vero. E per farlo gli metto su delle slide, per questo che è una riflessione un po' anomala. Aspettate un attimino, perché così almeno con l'infografica riusciamo a capire al meglio tutto. Ok, adesso dovreste vedere questa grafica, la realtà. Ecco, così seguiamo un attimino lo schematizzato, così almeno rimane anche impresso per voi. Quindi come succede la realtà? Noi abbiamo degli avvenimenti esterni, delle situazioni che viviamo, delle relazioni che viviamo, e il nostro cervello viene tutto filtrato, catalogato, classificato dal nostro cervello, perché il nostro cervello ha la funzione primaria di rispondere a quello che ci succede esternamente, che siano situazioni vissute o situazioni che pensiamo di vivere o sensazioni. Lui ha il compito di classificare per poi aiutarci a dare una risposta. Cioè, il nostro cervello è un filtro, è il primo filtro che noi abbiamo con la realtà esterna. Quindi prendiamo informazioni dei nostri sensi, che sia la vista, che sia l'odorato, che sia il tatto, che sia l'olfatto o il sesto senso, e il nostro cervello deve associare delle informazioni. Quindi il primo tassello è che c'è una situazione vissuta, o a volte percepiamo una situazione che in realtà non è così, perché
spesso quello che noi vediamo della realtà è solo una piccola parte. La realtà è una rappresentazione di quello che noi crediamo che sia vero. Perché, come avevo detto prima, quando succede qualcosa intorno a noi, il nostro cervello ha il primo compito che è quello di associargli un pensiero, quindi catalogare quello che sta vivendo. Però questo pensiero è influenzato dalle credenze, da quello che noi pensiamo che sia vero, che viene influenzato dall'esperienza, dall'educazione, dai media, dalle persone vicine a noi, dalla religione, da tutto quello che è intorno a noi. E spesso le nostre credenze non sono neanche nostre, sono di qualcuno vicino a noi che magari ha avuto un'esperienza simile e ci va a dare delle informazioni che per noi diventano credenze. Quindi già il primo passaggio è questo. Quello che noi vediamo è filtrato da quello che noi crediamo di vedere. Quindi non è reale quello che vediamo, ma noi interpretiamo la realtà. E spesso viviamo situazioni simili a quelle già passate, vissute nel passato, e noi le cataloghiamo come uguali. Perché siccome il nostro cervello è pigro, ogni volta che c'è qualcosa intorno a noi dovrebbe comunque classificare, creare nuove sinapsi, nuove connessioni, tendenzialmente, essendo pigro, e per velocizzare tutti i cicli, va a vedere se nel tuo cervello se c'è già un file che è simile alla situazione vissuta. Quindi già questo qui è il primo passaggio. Non sempre quello che vediamo è reale. Spesso è filtrato dalle nostre credenze e noi lo viviamo a modo nostro. E questo vi fa già capire quando vi dicono che nella realtà bisogna guardare la realtà sotto altri punti di vista, perché noi vediamo solo una realtà e non vediamo tutto quello che c'è intorno. Quindi situazione vissuta, pensiero. Sulla base del pensiero, perché il pensiero non dà movimento, il movimento viene dato dal corpo, associando questo pensiero, il nostro corpo crea un'emozione. Quindi dopo il pensiero c'è un'emozione che può essere o un'emozione inferiore o un'emozione superiore. L'emozione inferiore è classificata come un'emozione tipo il disgusto, la paura, tutte quelle emozioni che non ci fanno stare bene. Mentre le emozioni superiori sono tutte quelle emozioni che noi classifichiamo come belle, le emozioni che ci fanno stare bene, quindi l'entusiasmo, la gioia, il piacere, tutto quello che ci fa stare bene. Quindi incominciamo già a capire come funziona la realtà. Quindi io nel passato ho vissuto un'esperienza magari traumatica e ho legato un'emozione negativa, e ogni volta che entro in relazione con situazioni simili, il mio corpo mi ricorda quell'esperienza e di conseguenza mi fa vivere quell'emozione, perché il nostro cervello non fa differenza tra quello che vede e quello che immagina di vedere, perché ad ogni situazione il nostro cervello crea un'immagine mentale. Se esiste già un'immagine mentale simile, lui va a ricordare l'emozione provata in quella situazione. Stessa cosa vale quando vivo qualcosa di piacevole. Il mio cervello va a creare questa immagine di piacere, la va a paragonare ad immagini di piacere che avevo già vissuto magari in passato, e di conseguenza vivo lo stesso stato emotivo. Quindi lo stato emotivo è una conseguenza della raffigurazione che avviene nel nostro cervello, che però è filtrata da esperienza, credenze, educazione e tutto quello di cui vi ho detto prima. Quindi quello che vediamo non è reale. Dovremmo avere la capacità di fermarci, di valutare veramente qual è la situazione che viviamo e creare una nuova connessione. Questo perché? Perché dopo l'emozione, sulla base dell'emozione che noi proviamo, noi dobbiamo decidere. Quindi dobbiamo, una parte consapevole, dobbiamo decidere se passare all'azione o non passare all'azione. Quindi se ho un'emozione inferiore, diciamo che di solito può essere dolore o paura. In fasi di paura, voi sapete che il nostro corpo è programmato per sopravvivere, tendenzialmente tenderemo a rimandare, quindi a bloccarci, a aggredire, a fuggire, quindi tutte quelle emozioni che ci portano lontano dal dolore. Cioè il nostro corpo, il nostro cervello ha il primo compito che è quello: allontanati dal dolore. Quindi vivo una situazione simile, il mio cervello ricorda una situazione dolorosa e tendenzialmente cercherò di scappare o rimarrò fermo. E ovviamente sulla base di questo tipo di emozione la decisione è questa, quindi o rimango fermo o scappo o aggredisco. Se invece la situazione che viviamo è simile alla situazione che abbiamo vissuto, emozione positiva, quindi entusiasmo, gioia, felicità, e sarò più propenso a decidere di agire. Non so se vi è mai capitato di alzarvi delle mattine ad avere la luna storta, come si dice, e tendenzialmente in quella giornata lì non decidete, lasciate andare la giornata come va, e tendenzialmente sarà una giornata non positiva.
Invece quelle volte che vi alzate e avete entusiasmo, siete felici e c'è gioia e piacere, tenderete a muovervi, a uscire e tendenzialmente la giornata andrà molto bene. Quindi pensiero, emozione. In base alle emozioni noi decidiamo. Sulla base delle decisioni che prendiamo, l'azione conseguente è quella. Quindi o scappare, o rimandare, o stare fermi, o agire. Quindi decisioni ci mettono in moto le azioni e l'insieme delle azioni ripetute nel tempo creano un risultato, ok? E il risultato cosa farà? Andrà a confermare quello che è il nostro pensiero. E adesso vi faccio due esempi opposti per farvi capire quanto questo avviene nella vita e probabilmente è avvenuto anche per voi tante volte nella vita e magari adesso state vivendo una situazione che fate fatica ad uscirne perché non riuscite a capire come fare. Quindi il concetto è un po' questo. Se voglio riparare un'auto, devo sapere come funziona l'auto e devo sapere dove intervenire. La stessa cosa. Se voglio riparare la mia realtà, se voglio creare una realtà differente, devo capire come funziona il ciclo di creazione della realtà e andare a intervenire dove devo andare a intervenire. Ok. Quali sono le due situazioni opposte? La prima, mettiamo che in passato tutte le cose nuove che ho fatto non sono andate bene, non sono andate a buon fine, non ho ottenuto dei grandi risultati. Quindi mi trovo davanti a una situazione nuova, anche se non c'entra niente con quello che ho vissuto in passato, però il mio cervello associa situazione nuova. Siccome in passato ho avuto delle esperienze negative, situazione nuova uguale dolore, quindi paura, paura di non farcela perché la credenza è non sono capace a fare niente di nuovo, non sono capace a fare niente. Quindi, emozione inferiore, cosa deciderò? O di lasciare perdere, tanto non sono capace, tanto alla fine non ho mai ottenuto niente, oppure proverò a fare qualche azione, ma non metterò la giusta emozione, cioè non metterò la giusta energia. Immaginate che l'emozione inferiore è poca forza, emozione superiore tanta forza. Quindi agirò con poca forza, con poca energia e al 99% non otterrò nessun risultato. E quindi andrò ancora a riconfermare la mia credenza del tipo hai visto Vito? Che lo sapevi, te l'avevo detto, che non eri capace a farlo, ci hai provato e non ce l'hai fatta. Più questa credenza, questo pensiero si radica e più è difficile toglierlo e cambiarlo. Perché sarebbe da fare questo lavoro qua? Andare a lavorare sull'emozione, prima di tutto capire che la situazione che vivete è completamente differente da quello che magari avete vissuto in passato, andare a creare quell'emozione superiore che vi permette di decidere, che vi permette di mettere tanta azione, tanta energia, vi permette di ottenere risultati nuovi che andranno a creare una nuova credenza. E ovvio che questa nuova credenza ha bisogno poi di pace, avrà bisogno di conferme nel tempo per farvi capire che siete capaci a farlo. Poi vi spiego anche un attimino qualche tecnica per andare a cambiare questo loop. Oppure, esempio opposto, in passato le cose nuove che ho fatto, siccome mi sono dato molto da fare, sono sempre riuscite bene, mi trovo davanti a una situazione nuova, il mio cervello dice no Vito, tu sei bravo a ottenere quando ti ci metti d'impegno, ad esempio una credenza può essere questa, quando ti ci metti d'impegno riesci a ottenere quello che vuoi. Quindi, passato, pensiero, emozione positiva, decido di farlo, incomincio ad agire, anche se all'inizio non ottengo dei grandi risultati, siccome la mia credenza è, Vito, se ti ci metti l'impegno, prima o poi riesci a fare tutto. Quindi continuerò, fino a quando non otterrò il risultato desiderato e la mia credenza sarà, vedi Vito, anche questa volta hai ottenuto quello che desideri. Quindi è proprio questo da capire come le nostre credenze, quello che noi crediamo vero, diventa vero. Perché sulla base di quello noi proviamo delle emozioni, decidiamo, metteremo in campo delle azioni e l'insieme delle azioni otterranno dei risultati. Quindi questo è quello che succede tante volte nella vita. E se oggi siete incagliati in qualche situazione, dovete prima di tutto verificare qual è la credenza in merito a quella situazione. Attenzione, la credenza non è quel pensiero di superficie perché tutti vorrebbero cambiare la propria vita, ma tanti fanno fatica, perché nel loro passato magari hanno avuto tante esperienze di non successo o magari hanno avuto vicino persone che non hanno ottenuto successo e magari cercano di intracciarlo
e quindi fanno fatica a mettersi in moto e fanno fatica a ottenere dei risultati. Quindi la prima cosa è capire qual è la credenza che state provando in quel momento e intanto valutare la situazione per quella che è realmente. Quindi capire che è vero che in passato tante cose nuove non sono riuscito a farle, ma questa è una cosa completamente nuova. Se, ad esempio, potrebbe essere una credenza, è una cosa che non ho mai fatto, ma se cerco la situazione, se cerco gli strumenti giusti, mi informo e mi do da fare, ci sono buone probabilità che possa farcela. E questo qui comincia ad andare a rinforzare poi, credo, in voi stessi. E poi, comunque, bisogna lavorare non tanto sulla credenza, ma sull'emozione che prova quella credenza. È ovvio che credenze del tipo non sono capace, non mi viene mai niente bene e tutte cose simili non creano una buona emozione. E non è facile a livello conscio andare a cambiare quelle credenze, perché spesso siamo anche molto distratti e quindi ci vuole molta presenza, il famoso qui e ora, e bisogna capire che quell'emozione va cambiata. E come si cambia l'emozione? Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Che il pensiero è un'immagine. Quell'immagine crea uno stato emotivo, quindi bisogna andare a cambiare quell'immagine. Un'immagine nuova, un'immagine che ci fa stare bene, un'immagine che ci fa provare piacere, un'immagine che ci crea entusiasmo, di conseguenza il nostro corpo sarà entusiasta, felice, e perché il nostro cervello non fa differenza tra quello che vede e quello che immagina di vedere. Ad esempio, un consiglio è, cosa che io faccio tutti i giorni, è riempire la mia testa di visualizzazioni, quindi visualizzare quello che voglio ottenere, perché a un certo punto il mio cervello incomincerà a vederlo come vero, ma di conseguenza creerà quelle emozioni giuste che mi permetteranno di fare decisioni, che mi permetteranno di agire, che mi permetteranno di ottenere dei risultati. Quindi dovete utilizzare la forza dell'immaginazione, però non basta una volta al mese, bisogna farlo tutti i giorni in maniera costante, ripetuta, costanza, costanza, costanza. A un certo punto il vostro pensiero cambierà, la vostra credenza cambierà, le vostre emozioni cambieranno, le vostre decisioni cambieranno, le vostre azioni cambieranno e i vostri risultati cambieranno. Altri strumenti molto semplici e utili che possono applicare tutti è magari scrivere, prima di immaginare, scrivere la vita dei vostri sogni, qualcosa di piacevole, qualcosa che vi faccia sognare e vi crei entusiasmo. Collegarlo delle immagini e vederle, rivederle, 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 rivederle talmente tante volte fino a quando il vostro cervello non le darà per vero, perché non distingue tra quello che vede e quello che immagina di vedere. Ma questo creerà un cambiamento veramente significativo in tutto il ciclo della realtà, perché sarà il fulcro delle emozioni. Come dicevo prima, ho fatto tanti studi, tra i quali ho studiato anche l'alchimia trasformativa, dove parla della trasmutazione alchimica delle emozioni. Cioè, quindi il segreto della vita è essere presenti, capire qual è l'emozione che stai vivendo in quel momento, capire che non è reale perché è frutto di un'immagine mentale e andarla a trasformare in qualcosa di potente, in qualcosa di energizzante, in qualcosa di superiore che vi permette veramente di cambiare la vostra vita. E, ad esempio, quando vi ho detto che io faccio network professionista da 2 anni, una cosa che uno strumento che noi abbiamo uno strumento di startup che viene fatto fare a tutte le persone che si iscrivono, a tutte le persone che vogliono, non vogliono fare clienti, ma vogliono fare distributori, quindi vogliono creare comunque una rendita o vogliono avere più soddisfazione a livello professionale e finanziario. La prima cosa che gli facciamo fare, questo foglio, questo strumento si chiama GST, la prima cosa che gli facciamo fare è gli facciamo andare a identificare qual è il loro sogno, qual è il loro perché. Perché è importante questo? Perché nel momento che loro lo sognano, lo scrivono, lo immaginano, di conseguenza saranno più propensi ad agire. È ovvio che quel foglio lì, come le immagini mentali, non basta scriverlo una volta, non basta visualizzare una volta, bisogna farlo di costante, cioè bisogna farlo continuamente tutti i giorni. Tutti i giorni dovete riempire la vostra testa di pensieri, di credenze nuove, dovete cambiare il dialogo interiore dal non sono capace a farlo al sono capace a farlo. E un altro consiglio che vi do, ogni tanto fate un check dei risultati che avete ottenuto nella vita, tutte quelle volte che avete ottenuto dei successi, perché è impossibile che voi non abbiate ottenuto almeno
100 successi nella vostra vita, che almeno 100 volte nella vostra vita non abbiate ottenuto quello che desiderate. E quello vi fa cambiare la mentalità la percezione della realtà da assoluta a relativa. È vero che questa volta non sono riuscito, ma ti ricordi, Vito, tutte quelle volte che sei riuscito a fare? Ti ricordi tutte quelle volte che ti sei impegnato, che avevi un grande sogno e sei riuscito a farlo? Quindi, Vito, è vero che nella vita hai avuto degli insuccessi, perché capita a tutti, ma ricordati anche di tutti i successi che hai avuto. E questo, ovviamente, andrà a creare nuove credenze in me, andrà a creare quello stato di entusiasmo, di piacere e di energia che mi permetterà di decidere, mi permetterà di agire, mi permetterà di ottenere dei risultati, mi permetterà di creare nuovi pensieri e di conseguenza il ciclo della realtà continua. Quindi, quello che volevo dirvi oggi è questo. Mi auguro che sia stato semplice. Immaginate, tenete sempre questo schema davanti a voi. Se volete seguirmi sul mio canale YouTube, ovviamente vedrete altri video. Se volete seguirmi sulla mia pagina Facebook in questi 365 giorni è successo, oggi penso che sia il 40esimo o il 41esimo giorno, abbiamo appena iniziato e tutti i giorni vi darò degli strumenti, delle riflessioni che possono essere video, foto o magari andiamo a vedere la storia, vado a capire la storia di personaggi di successo. Anche questa è una cosa molto importante, avere intorno a voi dei mentori, anche se non sono vicino a voi, avere delle persone alle quali ispirarvi. Quando c'è un qualcosa che volete fare, andate a cercare se c'è qualcuno che l'ha già fatto, ispiratevi a quella persona, se la conoscete chiedetegli anche come ha fatto e di conseguenza andrete a prendere ispirazione per farlo. Una cosa prima di chiudere vi dico questa, vi ho detto che ho fatto tanti lavori, ho studiato molto perché ho sempre cercato un modo per ottenere di più da me, perché ho capito che posso farlo, e ho deciso di diventare un networker professionista perché all'interno del network, a proposito di quest'ultimo passaggio, ci sono tante persone alle quali io mi ispiro, perché hanno già fatto quello che voglio fare io. Quindi nel momento che io sono in una fase che voglio di più dalla vita, o voglio magari uscire da un momento difficile, perché capita a tutti i momenti difficili, vado a ispirarmi a quelle persone che già prima di me hanno fatto quello che desidero. Quindi un consiglio è, comunque cercate uno strumento che vi permetta di ottenere di più dalla vostra vita e superare i vostri limiti. Se volete fare network, sappiate che secondo me è lo strumento migliore per aiutare le persone normali che non hanno magari grandi esperienze, non hanno grandi conoscenze, cioè non hanno studiato tanto. È uno strumento che permette veramente di ottenere il massimo da sé, perché poi tendenzialmente verrete chiamati, per modo di dire, a fare delle cose semplici, cose che tutti possono fare, e quindi quando vedete intorno a voi persone che ce l'hanno fatta, tendenzialmente siete più ispirati a farlo. E invece, se intorno a voi ci sono tutte persone che cercano di abbattervi perché hanno avuto esperienze negative, persone che non fanno niente, che non prendono in mano la loro vita, potreste essere influenzati, crearvi delle credenze che non vanno bene e di conseguenza non ottenere quello che desiderate. Detto questo, vi saluto e ci vediamo prossimamente, magari qua su YouTube o sulla mia pagina Facebook. Sono in giro un po' per l'Italia con questa opportunità, con questa mia attività, che poi, come vi ho detto prima, creo reti di persone che usano un prodotto che a me ha cambiato la vita e che promuovono questo prodotto, e grazie alla promozione di questo prodotto io ho ottenuto dei grandissimi risultati perché ho potuto applicare in maniera pratica e semplice tutto quello che ho studiato fino adesso, e soprattutto mi piace perché è uno strumento che va bene per tutti, va bene per me, va bene per chiunque. L'importante è applicarlo in maniera costante, come il ciclo di creazione della realtà. Quindi vi saluto e mi auguro di vedervi presto, mi auguro che questa riflessione sia stata di vostro gradimento. Se vi piace mettete un commento, condividetela e niente, se volete saperne di più contattatemi e sarò a vostra disposizione per darvi delle risposte. Quindi concludo tutto e blocco e a presto.